È quello del destriero uno dei record più longevi del Guinness dei primati. Resiste da 30 anni. 3.106 miglia nautiche bruciate alla velocità di 53,09 nodi, poco meno di 100 km orari. Un lampo atlantico. Immagini d'epoca e ricordi dei protagonisti dell'impresa industriale e sportiva si intrecciano in questo documento del cantiere della memoria. Incominciamo con la cronaca dell'arrivo al traguardo. Il mitico nastro azzurro torna in Italia. 59 anni dopo l'impresa del transatlantico Rex, questa notte il destriero ha conquistato il diritto di sventolare la striscia di stoffa con la scritta Blue Ribbon, avendo polverizzato il record di traversata nel senso contrario a quello del Rex, cioè dall'America all'Europa. Il destriero, costruito interamente in lega leggera con lo scafo lungo 67 metri e largo 13, si è aggiudicato anche il Virgin Atlantic Trophy per la traversata più veloce in assoluto e il premio dello Yacht Club New York per il record della duplice traversata per somma di tempi. Il passaggio al faro delle isole Scilly è avvenuto in mezzo a una fitta nebbia, tale da spingere l'equipaggio a ripetute segnalazioni dell'arrivo, per timore che gli addetti non fermassero i cronometri. Alle 6:14 minuti è esplosa la gioia. Cesare Fiorio e il suo equipaggio hanno stappato bottiglie di spumante e, fra urla e abbracci, la barca ha proseguito per Plymouth. La corsa sulle onde era cominciata giovedì sera dal porto di New York. Il destriero è la prima barca italiana a conquistare il primato sulla rotta America-Europa. Sulla rotta inversa c'era riuscito il transatlantico Rex nel 1933, che impiegò 4 giorni e mezzo. Dal 1838, anno in cui è stato inventato il nastro azzurro, sono state le imbarcazioni britanniche per ben 34 volte a compiere le più veloci traversate atlantiche. Fu quello del destriero il modo migliore per celebrare 500 anni dopo l'impresa di Cristoforo Colombo, la scoperta del nuovo mondo. Lui ci aveva messo 79 giorni navigando a vela, storie diverse, ma stesso DNA, in un felice mix tra avanguardia tecnologica e bisogno di sfida, quella che apre nuovi orizzonti, grazie a uomini determinati, coraggiosi, lucidamente folli. È domenica, l'alba di un'autunnale giornata inglese. Il principe Karim Aga Khan, presidente dello Yacht Club Costa Smeralda, che ha promosso l'operazione destriero, sale a bordo per congratularsi con Cesare Fiorio e il suo equipaggio. Poco dopo anche Richard Branson, detentore per circa 2 anni del record atlantico con rifornimento, è a bordo per consegnare al principe Karim e all'equipaggio il Virgin Atlantic, trofeo da lui stesso istituito per la traversata più veloce. Sull'albero di destriero è già issato il nastro azzurro, il Blue Ribbon, che affascina da oltre 150 anni le marinerie di tutto il mondo. Cuore tecnologico dell'impresa era stato lo stabilimento Fincantieri del Muggiano, nel Golfo della Spezia. Siamo andati lì per incontrare alcuni protagonisti dell'impresa. Nel 1990, quando partì l'impresa di destriero, avevo 32 anni e io ebbi la fortuna di essere il capo commessa, il responsabile del progetto per Fincantieri e quindi diciamo, di curare quella che era l'interfaccia tra il cantiere e il team armatore. L'impresa nacque in quegli anni, nacque un po' prima, nel 1989 direi, da un progetto estremamente ambizioso di Sua Altezza l'Aga Khan che voleva costruire una nave per battere un record di velocità di attraversata dell'Oceano Atlantico. Questa impresa fu coordinata assieme con la presidenza del CONI di allora e con l'intervento diciamo, da parte dell'IRI di Fincantieri come cantiere costruttore e progettista di integrazione di questa impresa. Destriero è una nave classificata capace di navigare in qualsiasi oceano
e dunque ha la possibilità di essere, la tecnologia di essere utilizzata in campo commerciale, militare, quello che è giustificato. Il tutto si è concretizzato in un contratto che è stato siglato a maggio del 1990 e immediatamente Fincantieri è partita con la progettazione di questa imbarcazione. La cosa è stata molto molto veloce, questa fase di progettazione, perché si è arrivati al taglio della prima lamiera già a luglio del 1990, quindi due mesi dopo praticamente la firma del contratto, che è un tempo veramente molto stretto per una costruzione navale. Infatti la prima sfida si può dire che l'abbia vinta il cantiere, il primo nastro azzurro lo ha vinto il cantiere nel riuscire a realizzare in tempi veramente brevissimi questa imbarcazione. Ovviamente si trattò di un'integrazione, di una lavorazione fatta potrei dire H24 per 365 giorni all'anno, lavoravamo sempre, la costruzione fu portata avanti a tre turni, quindi si lavorava praticamente quasi 24 ore al giorno e il risultato fu clamorosamente ottimo, perché durante le prove in mare superammo abbondantemente 65 nodi di velocità massima senza particolari problematiche. Questo è stato un ottimo viatico per l'impresa sportiva che è stata poi effettuata nel 1992. E quando uno era preso dal lavoro non guardava esattamente l'orologio, per cui uno andava avanti, l'MTU diceva una cosa, generalmente che ne chiedeva un'altra, la SEPA chiedeva delle informazioni, per cui si andava dietro a tutti i perché e risolveva tutti i problemini, per cui veniva un orario che poi, finito, si dormiva in cantiere. Già durante la costruzione, in ottica del coordinamento dell'impresa sportiva, ci fu ovviamente una interessantissima e fortissima integrazione con Cesare Fiorio, che era stato designato come responsabile dell'impresa sportiva e come coordinatore dell'impresa sportiva, per utilizzando quella che era ed è la sua grandissima esperienza di gestione di imprese sportive, di gestione di team. Io ho corso per 18 anni in motonautica di altura, vincendo fra l'altro 31 Gran Premi, però avevo già fatto un tentativo atlantico per questo record con i cantieri Adriut Benetti di Viareggio, e questo tentativo non era andato bene perché era mancato un motore al momento buono, però da questo tentativo avevo raccolto un sacco di esperienze che avevo trascritto in un manoscritto, avevo detto speriamo che qualcun altro voglia fare questo tentativo e mi chiami, ed è quello che è successo. E in effetti alla prima andata verso New York abbiamo incontrato una burrasca non prevista da nessuna previsione meteo marina, che ci ha veramente impegnati moltissimo e ha messo a dura prova tutto l'equipaggio, che però si è dimostrato molto forte e in grado di affrontare il mare in qualunque condizione. E così abbiamo potuto effettuare il ritorno, che è stato sempre il momento migliore per questo tentativo, perché tutte le correnti, tutte le perturbazioni vanno da ovest verso est e anche la corrente del golfo va da ovest verso est, in qualche modo bisogna pur cavalcarla. L'altra figura chiave del destriero è stata il compianto comandante spezzino Odoardo Mancini. Se Fiorio curava la vetrina e tirava a spingere il destriero, forse anche oltre i supposti limiti strutturali, forgiato come era alla scuola della Formula 1, Mancini, conoscendo le insidie degli oceani, le ha affrontate badando a traguardare il migliore equilibrio fra prestazioni e onde frangenti, cementando l'equipaggio verso l'obiettivo. È mia convinzione che noi vinceremo, perché è una barca stupenda, è una barca marina, tiene perfettamente il mare. Quando lei è a bordo non si accorge neanche, se non guarda il mare, di fare 60 nodi. Questa era portata fuori, perciò è stato il primo varo con un sistema con i carrelli, che poi tutte le altre costruzioni sono state varate in questa maniera qui.
Ciò in parallelo ad un altro primato spezzino, quello della provenienza dei membri dell'equipaggio. La maggior parte è nata e cresciuta nel Golfo e alle Cinque Terre. Abbiamo già detto del comandante Odoardo Mancini, ma spezzini erano anche Sergio Simeone, primo ufficiale, Giuseppe Carbonaro, direttore di macchina, Nello Andreoli e Mario Gando, capi macchinisti, Giacomo Petriccione, tecnico della propulsione, Massimo Robino, elettricista, Cesare Condamatteo, motorista. Gli altri componenti dell'equipaggio erano Michel Hurle, tecnico delle turbine, Davide Maccario, tecnico della automazione, Silvano Federici, motorista, Franco De Mei, responsabile delle telecomunicazioni e dei sistemi di navigazione integrata, Aldo Benedetti, comandante in seconda e pilota, oltre al già ricordato Cesare Fiorio. È stato lui ad ingaggiare gli altri di concerto col comandante dopo una lunga selezione. Per loro un training impegnativo con corsi antincendio, di sopravvivenza e salvataggio in mare. Ok. Poi le prove in mare per testare il missile Salmastro, la sua tecnologia avveniristica, a cominciare da quella degli idrogetti. Possiamo dire che alla massima velocità c'era 300.000 rubinetti che buttavano acqua simultaneamente, oppure una piscina olimpica riempita in pochi secondi. Questo è il parametro quantitativo che si può identificare per quanto veniva espulso dai tre idrogetti. A Manetta, con mare calmo, il destriero poteva raggiungere 67 nodi. Arrestarsi era un gioco spettacolare e pericoloso. Anche quello era un test obbligato delle prove a mare. A Porto Cervo, dopo la partenza dalla Spezia ad epilogo delle prove a mare, la prima passerella in pompa magna. La mattina del 31 maggio 1992, al molo della nuova marina di Porto Cervo c'è una gran folla. Autorità, ma soprattutto tanti curiosi per un saluto agli uomini del destriero pronti per la partenza. Destriero lascia la Sardegna. L'avventura verso il nastro azzurro è cominciata. Ma ci vorranno ancora 2 mesi per la sfida all'Atlantico. Finalmente l'11 luglio Destriero lascia il porto spagnolo e affronta l'Atlantico per il trasferimento a New York. Alla fine siamo partiti scegliendo, diciamo, il meno peggio, e in realtà abbiamo trovato un mare molto forte che per questa velocità non era l'ideale. Abbiamo cercato di deviare queste perturbazioni, cercare di scansare il più possibile, per cui abbiamo allungato moltissimo il percorso e siamo andati fuori del tempo record, abbiamo messo 100 ore la traversata, che se andiamo però a valutarla in funzione delle miglia che abbiamo fatto, mi sembra che abbiamo fatto circa un 32 nodi di media, che non è roba da poco. In attesa delle condimeteo favorevoli, ogni minimo particolare venne curato dall'equipaggio per ottimizzare la resa del destriero nella traversata di ritorno sull'Oceano Atlantico, per centrare l'obiettivo del nastro azzurro. Per il 6 agosto le previsioni annunciano quello che in gergo marinaro è chiamata una finestra, un miglioramento cioè delle condizioni meteo sull'oceano, prendere o lasciare. Sono le 13.59 locali, 18.59 di Greenwich, quando Destriero, ad una velocità di 40 nodi, lascia in poppa i grattacieli di Manhattan, saluta la Statua della Libertà, transita sotto l'imponente struttura del ponte Giovanni da Verrazzano e affronta l'Atlantico con prua alle isole Scilly, sud-ovest della Gran Bretagna. C'era una finestra meteorologica che sembrava adeguata, che però non ci permetteva di fare la rotta ortodromica, cioè la rotta più corta. Abbiamo fatto quasi 100 miglia in più per andare intorno alle perturbazioni, andare in giro e trovare il mare più caldo. Però abbiamo trovato lo stesso un po' di mare
nella seconda notte, e a quel punto lì stavamo sviluppando la massima velocità, cioè 68 nodi, che vuol dire 124 km all'ora, ma non è un motoscafo, è una nave che aveva a bordo il carburante per fare tutta la traversata, per cui questa velocità era assolutamente assurda, soprattutto di notte era come andare in macchina a 200 all'ora e spegnere i fari. Era un po' quello. Evidentemente avevamo dei radar a raggi infrarossi che vedevano eventuali ostacoli si dovessero presentare durante la notte, però le onde del mare non le vedeva, per cui era un continuo rimbalzare da un'onda all'altra. Però abbiamo portato a termine questa sfida e siamo arrivati a Bishop Rock in Inghilterra e ci siamo messi in contatto con il faro per dire stiamo arrivando e loro ci hanno detto ma arrivate così presto, non vi aspettavamo così presto, erano molto sorpresi e ci hanno fatto anche molti complimenti quando hanno cronometrato il nostro arrivo. Alla fine abbiamo lasciato tutti, ognuno il proprio apparato, perché eravamo tutti euforici di aversela fatta, perché era veramente stressante. Anche se sono stati 2 giorni, è successo di tutto. Meno male che ognuno aveva il suo apparato, ognuno sapeva cosa fare, ognuno aveva la sua esperienza, quindi non siamo mai rimasti fermi, a non sapere cosa combinare. E nel momento in cui mancava poco all'arrivo, abbiamo abbandonato tutto e siamo andati tutti in plancia e siamo arrivati parecchio prima rispetto ai tempi, quindi abbiamo dovuto chiamare il tempo prima i cronometristi, se no non avremmo trovato nessuno. Abbiamo assistito a una festa di barche da pelle d'oca che mi viene ancora adesso. 21 ore in meno del catamarano inglese Hoverspeed che deteneva il primato, quasi 100 km all'ora per tagliare il traguardo dopo 2 giorni, 10 ore, 34 minuti e 50 secondi. Il destriero ha raggiunto il faro delle isole Scilly in Gran Bretagna alle 6:14 di questa mattina, in mezzo ad una fitta nebbia. Immagini scolpite nella memoria dei protagonisti, da quelle nelle acque inglesi fino a quelle spezzine, dove il destriero era tornato per chiudere il cerchio dopo la festa a Portocervo per l'onore e la gloria dello Yacht Club Costa Smeralda.